Ed eccoci qua, l'avrei intitolato Urologia Oggi perché in effetti le novità che ci provengono dai miei amici e colleghi degli ospedali privati sono importanti. E sono importanti nella precisione della diagnosi del tumore prostatico e in questa tecnica ancora piuttosto poco diffusa in Italia che si chiama Fusion. Allora, Massimo, ti do subito la parola per introdurci, intanto che Stefano mette la diapositiva che avevamo prima, in che cosa consiste, perché poco fa avevi parlato di un miglioramento delle capacità diagnostiche dell'urologo in relazione alla tecnologia. Sì, questa è una nuova tecnica che ci permette praticamente di essere più precisi nel fare la diagnosi del tumore maligno della prostata. Quando si hanno, diciamo così, le condizioni che prima ha esposto il dottor Zenico, per quello che riguarda il PSA, per quello che riguarda la consistenza della prostata, si dà come indicazione, quando c'è un sospetto di un tumore maligno della prostata, per una risonanza multiparametrica della prostata stessa, che si fa con un mezzo di contrasto. Questo esame ci permette praticamente di individuare dei target, cioè delle zone sospette, per il tumore maligno che ci vengono poi, diciamo così, indicate Ecco, che dall'esame stesso. grado, quant'è aumentato la nostra capacità di diagnosi con questa tecnica? È aumentata quasi del doppio, cioè negli ultimi studi che sono stati fatti si parla da un 18% con l'ecografia transrettale che si aveva prima, dove si aveva un'immagine bidimensionale, a quasi oltre il 30% con un'immagine tridimensionale. Ecco, senti Teo, si usa il mezzo di contrasto qui. Sì, ma però nuove risonanze magnetiche multiparametriche vengono utilizzate anche senza mezzo di contrasto. La cosa, aggiungo un discorso a quello che ha detto Massimo, che in rapporto al volume, la dimensione della neoformazione e in rapporto al grado di aggressività della malattia, una neoplasia di 0,5 cm può essere individuata e biopsiata, come dirà poi Massimo, con, se il tumore è ad alto grado, fino a un 30%, se la neoformazione è sotto i 2 cm, fino al 100%. Quindi vuol dire che abbiamo un'attendibilità Cavolo, è una precisione diagnostica notevole, è quello che ti notevole. farà vedere dopo Massimo, ti dirà in questo senso, vuol dire che abbiamo un'attendibilità diagnostica molto importante. Ecco, senti Massimo, comunque in ogni caso, anche se come ha detto adesso Teo, quando il tumore è piuttosto grosso, la diagnosi la fai già lì, clinicamente. Clinicamente anche, sì. La biopsia comunque ti serve La sempre conferma, per la stadiazione o da certo, qualche maniera, conferma la no? stadiazione per poi dare l'indicazione precisa della terapia, perché poi dopo questo ci permette di fare una diagnosi precisa per poi in un secondo tempo dare l'indicazione giusta per la terapia, vuoi chirurgica, vuoi radioterapica, vuoi C'era un'altra ormonale. diapositiva, Sì? qual era già? La seconda, qui vediamo praticamente l'immagine che noi abbiamo, tridimensionale della prostata, e vediamo in rosso il punto che ci viene indicato come zona più sospetta per il tumore della prostata. E come voi vedete, quei cilindretti verdi sono praticamente le biopsie che vengono effettuate, e vedete che ce ne sono quattro nel punto indicato dalla risonanza e altri 5 nell'altro tessuto, perché avendo le caratteristiche del tumore della prostata di essere multifocale, vengono fatte anche delle altre biopsie random, oltre a quelle Però quelle le hai focalizzate. guidate di fatto, Guidate, cioè ti ha esattamente. aiutato a guidare, Mirate, che è ancora Mirate, è meglio. ancora meglio, esatto. Proprio pilotate. Esatto. E poi voglio aggiungere, queste immagini sono importantissime perché se nell'eventualità l'esame istologico fosse negativo e il paziente dovesse essere sottoposto a un'ulteriore biopsia della prostata,
tu con queste immagini potresti andare a fare biopsie senza andare negli stessi punti dove hai fatto la biopsia precedente, per cui indagare altre zone, altri tessuti della prostata. Comunque è veramente eccezionale. C'era un'altra immagine, mi sembra, di questo genere. Sì, perché tu qui vedi zone diverse, capito? Dove, diciamo così, la possibilità del tumore è differenziata. Le zone rosse sono quelle dove c'è più possibilità di tumore maligno, di adenocarcinoma della prostata, quelle arancioni un po' meno e quelle altre più chiare ancora meno. Però, ecco, vedi che le biopsie sono state mirate tutte nelle zone che sono state praticamente indicate dalla risonanza. C'è un contributo tecnologico adesso che è spaventoso. E queste immagini tridimensionali sono date dalla fusione, e questo è per quello che si chiama fusion, delle immagini della risonanza che abbiamo visto all'inizio con le immagini della sonda ecografica con cui noi facciamo le biopsie. Per cui le immagini della risonanza vengono fuse con quelle dell'ecografia che ci permettono di avere questa immagine tridimensionale e questi diciamo. Quindi un'efficacia diagnostica veramente elevata, poi anche in base alla grandezza, no? Certo. Alla grandezza, certo. E aggressività del tumore. Aggressività per del cui tumore. Per riuscire a biopsiare una lesione sotto a 5 mm non è facile. Se però è una zona di questa dimensione, se non è molto laterale, per cui fai fatica a fare la biopsia, è una cosa che è facile. Però vuol dire la tecnologia che dobbiamo verificare, che è altamente precisa in questo caso. Cioè sono passi da giganti, insomma. È un'altra evoluzione della diagnostica del tumore, un passo in avanti. Sì, io ne ho viste tante qui, ma queste veramente sono impressionanti. Questa è la Ferrari della biopsia. Ecco, insomma. Io ricordo le famose 12 biopsie che si facevano alla buia, cioè random, che vuol dire duca coia. Cioè, alla buia, scusate il termine un po' contadino, però di fatto era un prenderci, insomma, certo. No? Quindi ti aiutava molto anche l'ecografia, ti aiutava molto la palpazione, quello certo. Che ti pare. Però, insomma. Infatti con 24, con 12 prelievi hanno attendibilità. Presenza di tumore intorno al 20%, con 24 prelievi sei al 30%, qui invece ti ho detto i valori che abbiamo in rapporto alla grandezza della neoplasia e l'aggressività del tumore, fino ad arrivare a 80, 88, 90%, c'è una neoplasia che va da 0,5 a 1 centimetro. Insomma. Prima di abbandonare questa e andare verso la benigna, invece la patologia benigna, mi interessava anche capire, Massimo, se dal punto di vista di quello che è il follow up post intervento, in questo caso l'intervento l'hai da fare, certo. Ed è un intervento in questi casi radicale, cioè non è che certo. Puoi fare come la quadrantectomia come nel certo. Seno, insomma, no? Sì. Poi il percorso del paziente che è stato operato, diciamo così, in relazione a eventuale chemioradio, da che cosa dipende? Dipende dal controllo, dopo un certo periodo di tempo che si aggira intorno ai 2-3 mesi del PSA, e poi eventualmente, a parte che il paziente viene studiato prima di essere sottoposto all'intervento di prostatectomia radicale, in base all'esame istologico vengono fatte scintigrafia ossea, TAC addominale, così, dopodiché dopo l'intervento viene ricontrollato il PSA e periodicamente vengono fatte scintigrafie ossee e TAC a seconda dell'aggressività del tumore o meno. Ecco, senti Teo, questa percentuale importante del 90% che hai detto prima, che assomiglia molto a quella del seno, perché addirittura siamo al di sopra del 95% qui nel caso di diagnosi precoce di tumore al seno, si ottiene grazie alla diagnosi precoce, alla precisione di una diagnosi precoce o anche grazie alle nuove tecniche chemioterapiche, radioterapiche, eccetera? Ma entrambe le cose, perché un percorso di prevenzione, come diciamo sempre, visita urologica a 50 anni oppure a 45 anni se si ha una patologia neoplastica prostatica in famiglia, vuol dire linea diretta. Quindi diciamo già un messaggio. Il messaggio è 45 anni se c'è qualcuno in famiglia con tumore della prostata e anche razza
non bianca, ma razza nera, per capirci, perché è più frequente il tumore della prostata in questa razza. 50 anni se non c'è nessuno in famiglia con patologia neoplastica, e quindi è un discorso di prevenzione. Seconda cosa, andare dall'urologo. Al sud ci vanno di meno che al nord dell'Italia, quindi per un discorso, per quale motivo, punto interrogativo. E quindi il discorso esplorazione rettale, PSA, e più il discorso di nuovi farmaci. Sono dei nuovi farmaci, che abioterone eccetera, che sono farmaci seconda linea, che ti possono aiutare fondamentalmente nel tumore metastatico della prostata, sia per metastasi ossee, sia recidive locali e generali. Ti allungano la vita effettivamente. Hai degli ottimi risultati. Poi stanno uscendo i nuovi farmaci, per questo che dico che non è più una cosa che deve far paura il tumore della prostata. Però a differenza della mammella... Diciamo il termine male incurabile non lo usiamo più. Poche volte, ma soprattutto a differenza della mammella, che è facilmente esplorabile, la prostata è all'interno del nostro organismo. Certo. Non è sempre facilmente esplorabile. Per quello che dico, mentre le donne sentitevi il seno, nell'uomo dico andate a farvi visitare, fate il PSA, state attenti all'alimentazione, abbiate quegli accorgimenti tali per cui fate un discorso di prevenzione del tumore della prostata. Terza parte della trasmissione, entreremo, grazie a Dio, nella patologia benigna. A te Stefano in regia.